Milano e i Navigli. Un grande amore, fatto di lento scorrere d'acque e di rive ombreggiate da alti alberi. Giuliana Consiglio adora questi luoghi, tanto da volerne incidere l'immagine in eterno, su lastre ad acquaforte. Molti realizzano quadri con colori e pennelli, Giuliana Consiglio a Milano invece li realizza con delle lastre. E mi racconti come fa? Io vedo che hai questa lastra di metallo, hai già tolto la una plastica protezione che la proteggeva. Gli diamo una sgrassata. Che tipo di metallo è? Questo è un metallo di zinco, ma potrebbe anche essere rame, anche ottone. Questa è di zinco, è una lastra ancora non incisa, nuova. La sgrassiamo. Quindi in teoria dovrebbe essere pulita, salvo la colla. Sì, salvo la colla, è pulita, però ha un velo di grasso che fa sempre da protezione e non permette poi all'acido di intervenire, di scavare dove andrò a fare i segni. Quindi prima una sgrassatura è d'obbligo. Fatto ciò, ecco. Okay, questo è l'alcol. Sì, questo è l'alcol. Te lo che si può togliere. Via. Diamo una protezione con una cera. Che tipo di cera è? Questa è una cera a base di bitume, cera d'api ed essenza di trementina. Ne deduco che la prepari tu. Sì, sì, la preparo io. Si trovano anche in commercio comunque, tranquillamente. Questa cera serve a proteggere tutta la lastra, quindi adesso comincio a spennellarla su tutta la superficie della lastra. Io tendo a farmi poi i fatti dell'artigiano che intervisto. Sì. Mi chiedevo, visto che si trova anche in commercio, sì, te la prepari da sola per un motivo ben specifico? C'è qualche segreto? Qualche segreto, perché magari aggiungo più cera vergine, la rende più elastica, oppure se si preferisce una cera più liquida si aggiunge più essenza di trementina, però anche quelle in commercio sono cere ottime, preparate proprio per questo tipo di lavoro. C'è un senso particolare nel quale la spalmi? No, 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 no. Questa serve solo come cera di protezione. Devo proteggere la lastra di zinco, perché questa sarà un'acquaforte. Acquaforte vuol dire un acido che ha l'apparenza dell'acqua, ma che ha la forza di intaccare il metallo e quindi di scavarlo dove io andrò a fare i miei graffi, le mie tracce. Quindi il disegno sostanzialmente verrà creato con l'acido, con sottili strisce. Prima io graffierò questa cera che ora sto distribuendo su tutta la lastra, quindi con delle punte graffio. Dove si scopre la lastra, l'acido lì scaverà. Dove si scopre la lastra, l'acido andrà a scavare. Il disegno sopra quindi viene fatto comunque con una, con punta, una punta che incide la, sì, sì, in questo certo, caso non incide la lastra ma incide direttamente la protezione. Incide, toglie la protezione dalla lastra. Adesso questa protezione è molto fluida e non è perfettamente attaccata, non si è perfettamente attaccata alla lastra. Da cosa lo vedi? E dal fatto che se faccio così, visto? La prova diretta funziona sempre. Allora, invece io devo poter avere una cera asciutta sulla quale potermi anche appoggiare e con la punta lavorare tranquillamente. Quindi adesso c'è l'operazione della affumicatura, che è un po' delicata, speriamo di non... Ecco, attenzione adesso. Anche questo è uno strumento tuo? Sì, sono una specie di pinze che si fanno, vedi, a seconda delle dimensioni delle lastre che vanno prese. Ah, quindi questi anelli servono per gli angoli. Guarda, se mi aiuti tu, sì, tieni quello, bravissima. Ferma lì. Faccio da pendista, no, basta. Ok. Non so quanto abile. Tieni solo quel braccio. Sì. Niente. Ce la possiamo fare comunque. Sì, sì, ce la facciamo. Adesso ce la facciamo. Ok. Ok. Quindi tu la metti su questa pinza. Capovolgo. La vado ad appendere. Da sola ti viene meglio che quando siamo in due? Naturalmente. L'appendiamo qua sotto la cappa, ok? Ecco,
Ecco, accendo un attimo l'aspiratore, mi spiace il rumore, un po' si sentirà. Vabbè, un po' di rumore ci vuole per forza. E poi viene affumicata. Facciamo meno, va? Sì, adesso io lo affumico. Sì, praticamente l'affumicatura serve a fissare meglio la lastra. Fino a quando non ti sembra che sia più sì, o meno al fino punto a quando giusto. L'avverto che ha perso una certa brillantezza. Ok, per cui la passi tutta con questa fiamma? Sì, 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 sì. Ma normalmente la fai praticamente a mano questa la lavorazione? Carezza. Come? Normalmente la fai a mano questa lavorazione? Eh sì, queste operazioni si fanno tutte a mano, se no come si può fare? Si fanno a mano. No, mi chiedevo se era possibile, non so, lasciare accesa la fiamma sotto e aspettare che si sistemi, direi di no. No, 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 va accarezzata, va proprio, hai visto che io con la fiamma ho continuato ad accarezzarla, perché se mi fermo succede che la cuocio la cera e cuocendola si screpola e quindi la protezione non è più buona per procedere all'incisione. Perché a questo punto la lastra, una volta raffreddata, è pronta per essere graffiata, incisa. E io ve ne faccio vedere una appena preparata, appena incisa, non ancora mandata in acido, si crede. Allora, facciamo una cosa, invece di anticipare sì, questa che è già pronta, lasciamo che questa qua si raffreddi. Ok. E poi fra un attimo mi fai vedere l'incisione, come funziona. Parliamo di incisione, vera e propria, proprio l'atto. Sì, incisione diretta proprio. Cioè l'azione mia con i bulini, con le punte di diamante, con le punte d'acciaio, scavo, incido, imprimo un'idea sulla lastra, senza più l'intervento dell'acido. Quindi c'è una differenza fra questa lastra e questa. Quella. Questa è una lastra protetta con la cera, graffiata, e l'acido interverrà ad acidare, a mordere, proprio si dice a mordere, dove è stata tolta la cera, lungo questi tratti. E questa è la classica acquaforte. E dopo che c'è stato passato l'acido, la protezione viene tolta e in buona sostanza si ottiene... Sì, delle lastre incise che vengono inchiostrate. Mentre per questa maniera, cosiddetta punta secca perché non viene bagnata dall'acido, si incide con diverse punte, infatti ne abbiamo diverse e io adesso prendo per esempio una punta molto particolare che è invisibile, è una punta di diamante, serve per incidere, ovviamente mi aiuto con la lente, serve per incidere segni delicatissimi. Al volo, ma proprio una domanda rapidissima. Sì, dimmi. Questa punta di diamante, al contrario di quella che si usa per le vetrate, è davvero una punta di diamante? Sì, sì. Ah, ok. Sì. Perché per il vetro magari si usano anche quelle con serbatoio di liquido. No, perché è importantissima nell'incisione. Questo segno che lascia questa punta è un segno molto pulito, perché la punta secca invece, quando io uso una punta di acciaio e voglio un segno più forte, quindi che raccolga più inchiostro, che sia più scavato, vedi, addirittura deformo lo zinco, sollevo quelle che si definiscono le barbe, sollevo delle parti dello zinco. E non credo si riesca a sentire, ma mentre tu spingi io sento il tavolo che trema. E beh certo, imprimo una certa energia, perché l'incisione ha questo di interessante. Non è solo un disegno, ma è anche la trasposizione di un'emotività. Cioè, su una lastra si registra anche l'energia di chi incide, l'emozione di chi incide. Mi devi spiegare un paio di cose, tipo cosa ci si fa con questi. Sì, questi... Scusa se ti interrompo, ma... Certo. Questi, battendoli anche con un martello, si rovinano in un modo particolare le lastre per ottenere delle superfici che possono simulare l'asfalto, che possono dare l'idea di un muro, mentre questo che è liscio serve per lisciare un tratto, per riappiattire un tratto
che non ci soddisfa. Ah, quindi c'è la possibilità di cancellare, per ritratti, molto delicati. Sì, cioè questo oppure questo, anche questo che si chiama brunitoio. Vedi questo, se c'è un tratto che voglio schiacciando continuamente e con una certa delicatezza naturalmente, certamente, vado a richiudere praticamente i lembi di questo taglio, cioè se ne faccio uno io, e così la lastra praticamente si cancella quel graffio che non andava... E si cancella proprio in maniera definitiva, nel senso non c'è pericolo che l'inchiostro ci vada dentro? No, se lo schiaccio e chiudo bene le varie parti, l'inchiostro non affiora più. Quindi tu ora devi terminare... Quindi questa che si chiama punta secca è l'incisione diretta, cioè tutta questa lastra viene incisa direttamente senza l'intervento né di acidi e né di altre sostanze, proprio assolutamente a mano. E questo? Questa è una rotella. Ti lascio lavorare proprio. Sì. Questa è una rotella, non te la faccio qua perché questa non... No, anche perché mi sembra già abbastanza avanti questa. Magari la giriamo così faccio vedere l'azione perlomeno. Questa rotella si usa in questo modo e crea una sequenza di tratti incrociati paralleli, tutte queste punte fanno sì che strofinandole sulla lastra si creano dei solchi minimi paralleli e incrociati che nell'inchiostrare danno un tono. Se voglio ottenere un tono leggero, grigio, di fondo, anziché il bianco della carta, lavoro con questo. Tant'è che prima mi spiegavi, mentre ci stavamo spostando... Si chiamano rotelle quelle, sono proprio, ce ne sono di vario tipo, anche piccolissime. Si lavora anche con queste, per ottenere dei grigi delicati, con segno che siano diversi dal segno fatto con la punta. Allora, in effetti io ti sto interrompendo troppo spesso. Le cose che ti volevo chiedere te le chiedo dopo. Ora ti lascio finire questa incisione, sì, così magari dopo passiamo all'inchiostro. Se c'è tempo, senz'altro. Assolutamente sì. Continua pure a lavorare. Bene. Noi ci vediamo fra poco. Vi ricordo ogni settimana dalle 13.30 alle 19.30 la Domenica di Alice. I programmi che ci suggerite, ospiti in studio, i nostri amici animali, le piante e tante, tante nuove ricette. Vi aspetto ogni domenica dalle 13.30 alle 19.30. Non ha nessuna idea di cucina. Adora cucinare. La cucina la supera. È il re dei fornelli. Che tu sappia o non sappia cucinare, cuoce al vapore, polverizza, impasta, trita, grattugia, cuoce salse, sughi, risotti, carne, pesce, dolci. Turbo Chef, your personal chef. Su www.bottegaitaliana.tv puoi acquistare libri e prodotti per la casa, per il giardinaggio, per gli animali e per i tuoi viaggi. La collana Buongiorno in Cucina. Le agende per preparare ricette gustose e avere tanti consigli per le piante e per il vostro cane. La gola in tasca. La guida completa per mangiare bene spendendo poco. Clicca su www.bottegaitaliana.tv. Lo shopping facile. L'arte adesso si fa con i fiori. Con l'arte in verde, in un'elegante confezione, un libro e due DVD curati dal maestro fioraio Luigi Bocchi, per imparare a creare regali, decorazioni e tante idee per vivere le feste con creatività. L'arte in verde, in libreria. Sono sempre a Milano con Giuliana Consiglio. Mi ha fatto vedere tutto quello che serve per preparare una lastra pronta per un'incisione. Ma in realtà qui manca ancora l'inchiostro. Infatti, questa è una lastra incisa. Con la tecnica che mi hai mostrato prima, tra l'altro. Con la tecnica dell'acquaforte. Adesso... Quindi questa non aveva la protezione sopra o sì? Sì, sì, aveva la protezione. Abbiamo graffiato, è stata in acido, diverse morsure, diverse immersioni in acido, per poter ottenere segni più incisi
da segni più leggeri. E adesso andiamo a inchiostrare, cioè a mettere dentro a questi segni incisi l'inchiostro. Che tu hai già preparato. Che io ho già preparato. Diverse paste di inchiostri. Sono inchiostri molto, molto vischiosi, molto densi, perché devono entrare in queste tracce appena graffiate o incise. Quindi io devo praticamente... Ci vuole una certa forza anche. Sì, perché questo inchiostro deve penetrare. È un inchiostro ma è una pasta. Si chiama inchiostro ma è una pasta di colore. Sono colori che mi procuro, mi formo io mescolando varie tinte. Questo è un marrone, un marrone seppia che ho fatto mescolando del giallo col nero, col rosso. Quindi questa lastra sarà di un colore solo? Questa lastra sarà di un colore solo. Io ho visto che ce ne sono anche di diversi colori. Certo, ci sono anche lastre con più colori, perché in quel caso si lavora anche con più lastre e ogni lastra ha un colore differente. Quindi con una lastra sola non si possono ottenere colori diversi? Mettendo magari si inchiostri ottenere, ravvicinati? Sì, si possono ottenere colori diversi mettendo inchiostri ravvicinati, proprio come hai detto tu. Mentre nella vera stampa colori calcografica c'è la sovrapposizione dei colori che avviene attraverso più lastre. Di conseguenza tu con la stessa lastra potresti fare incisioni di tipo differente? Perché immagino che una volta utilizzata l'inchiostro viene pulito. Sì. E ci puoi fare anche cose... Posso che il tema sì, rimane lo stesso? Posso inchiostrare con un altro colore. È quella che si definisce inchiostrazione pittorica, cioè abbandono, non so, il marrone, a un certo punto inserisco il giallo, cose che però ci deve essere un soggetto che richiede una cosa del genere. In un'incisione come questa si usa un unico colore, perché è un'incisione classica, dove c'era, dove è rappresentato un angolo di Milano, e comunque non verrà, diciamo che il tono del colore non sarà uguale per tutto il foglio, perché a seconda della profondità del segno, se il segno è più inciso, più scavato, rimane più inchiostro e quindi sarà un tono più scuro. Quindi più o meno intenso. Più o meno intenso, per cui vengono delle tonalità diverse, anche col medesimo colore, non sarà un unico tono per tutta la lastra. Questo è il bello dell'incisione. Senti Giuliana, come ti è venuto in mente di fare questo lavoro? Beh, l'aspetto manuale è sempre affascinante, quindi diciamo che l'incisione di aspetti manuali ne ha parecchi. Dall'incidere, magari uno quando ha il primo approccio con la raffigurazione di immagini, parte come dicevo prima, ho coi pennelli, i colori. Perché amo, oltre al colore, anche il segno. Proprio il segno di per sé stesso, e con l'incisione tu ti innamori del segno, cioè il segno diventa protagonista, il segno è a servizio di un'immagine, in questo caso l'immagine è una veduta di Milano, però è la bellezza del segno inciso, ha una qualità il segno inciso che non ha per esempio un segno fatto con la matita o con l'abiro, è proprio di questo che ci si innamora, gli incisori si innamorano del segno. Questo segno che ha un rilievo, perché infatti, essendo scavato nella lastra, quando la carta entrerà nel segno a pescare l'inchiostro che io sto distribuendo, prenderà anche il rilievo, cioè la scavatura del segno darà alla carta per contro il rilievo. Quindi è un segno che non si guarda solamente, ma si sente. Gli appassionati è molto tattile come cosa. Esatto, gli appassionati di incisione non le guardano solamente, ma le toccano, perché sentono i rilievi dei segni. Solo così hanno la certezza di un'incisione originale. Bisogna fare scuole particolari per imparare? Si va a bottega di incisori, si impara ad incidere, perché naturalmente non si può incidere così improvvisando, questo no, assolutamente. Quindi non è una cosa che uno può provare a fare a casa da sì, solo? Sì, può per provare, come viene fuori però una cosa abbastanza improvvisata. Ecco. È un linguaggio che richiede una pratica di bottega. Ecco, questo è l'aspetto artigianale proprio di laboratorio del linguaggio incisorio. Adesso facciamo il passaggio della pulitura, perché noi abbiamo messo l'inchiostro su tutta la lastra e uno dice l'ha inchiostrata e finita qui. No, no, perché sennò tutto il foglio diventa di quel colore. Bisogna toglierlo, l'inchiostro, dalla lastra, dalla superficie della lastra incisa, e lasciarlo esclusivamente nel segno
che io ho voluto incidere, altrimenti verrebbe fuori una macchia nera. Quindi ecco perché è un lavoro lungo. Eh sì. Perché è un lavoro di pulitura. Richiede tanta pazienza. Senti, richiede lavoro. Visto che è un lavoro lungo. Il talento è fatto di lavoro. Io ti lascio pulire la lastra in tranquillità. Certo. Vai. E aspetto che tu abbia finito, così proviamo anche a stamparla. Giuliana, questa è la lastra inchiostrata? Sì. Pronta per la stampa? Pronta per la stampa. La posizioniamo sul piano del torchio e il lavoro verrà trasferito su un foglio di carta. Sotto vedo che hai segnato... La dima, la posizione dima. Esatta. Per fare in modo che non sia scentrata quando andrai a stamparla. Certo. Quanti anni ha questa macchina? Ne ha parecchi. Comunque è un torchio calcografico fedele ai torchi del 4 e 500. Ora manca il foglio. Adesso manca il foglio, andiamo a prendere. Il foglio io so che è stato preparato prima. Sì, questo è un foglio per incisione, una carta particolare che viene bagnata 24 ore prima. Quindi questo foglio è stato bagnato ieri, adesso è umido, morbido, giusto per poter ricevere la stampa. E non deve assolutamente strisciare sulla lastra che c'è sotto. No, certo. Che è il motivo per cui stai andando? Sto andando piano perché sono anche scomoda. Tra l'altro mi accennavi prima al fatto, non vorrei distrarti troppo, che ci sono anche tentativi di riprodurre le incisioni. Sì, dando una battuta a secco. Questa lastra lascerà una battuta, lo vedremo dopo. Ecco, adesso questa carta bagnata è stata appoggiata semplicemente sulla lastra inchiostrata. Sì, sotto c'è un vetro. Facciamo aderire un feltro morbido. Questo piano scorre tra questo rullo e un altro rullo, lentamente, e in questo modo... Allora, facciamo così, ti lascio spazio da questa parte. Sì, esatto. Così, scusa. Vai. Si schiaccia molto il foglio di carta sopra la lastra e questa penetra in ogni segno inciso e va a pescare l'inchiostro che gli è stato messo prima dentro nei segni. E vedo che è un procedimento che va fatto con molta calma. Sì, sì, certo. Ma è per fare in modo che l'inchiostro penetri meglio o per evitare che ci siano sfasamenti? No, per evitare che l'inchiostro, cioè per fare in modo che l'inchiostro penetri perfettamente, che la carta vada a penetrare perfettamente nei segni e peschi tutto l'inchiostro anche dal segno più delicato. Non è possibile ripassare due volte? Si può ripassare due volte, ma si possono ottenere delle sfasature e poi si può modificare in un modo... che non va bene il segno inchiostrato, quindi si passa in genere una sola volta. Bisogna essere precisi subito. Sì, certo. Direi che sei quasi arrivata in fondo. Sì, ma c'è l'avviso sul feltro. Quanto spesso ti capita di sbagliarne una? Capita, purtroppo si cerca di non farlo capitare, ma capita perché per ogni foglio bisogna ripetere tutto. Ecco. Un po' emozionata perché aspetto di vedere. Prendiamo le pinze e vediamo come si è trasferita l'immagine. Vedi che si vedono anche i segni? Li vedi? Ecco, vedi la battuta secca che ti dicevo? Questa che Mentre se invece fosse stata fatta un tentativo di riproduzione danno queste non battute incisa a secco, per bene, ci sarebbe la battuta che inganna. Ma non si sentirebbe il rilievo del segno, foglio. No. Adesso io lo devo però girare perché viene la base di là. È bellissima. Ora immagino che l'inchiostro debba asciugarsi. Certo, ci vogliono 5-6 giorni. Questi fogli si mettono
tra i cartoni vegetali. Sì, tra i cartoni vegetali. Sì, perché così si asciugano senza ondularsi. Giuliana, grazie. Prego, quindi figurati. Tu la lascerai asciugare. E certo. È bellissimo. Questo è un angolo di Milano e vedete il naviglio e il ponte di pietra. Grazie mille, mi hai fatto vedere una cosa nuova e molto affascinante davvero. Grazie. Ci vediamo con la prossima bottega.